con il segretario della Lega, nonché viceministro e ministro dell'Interno, uscente, senatore adesso, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi stamana a Radio Anch'io. Senatore Salvini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buon viaggio e buon inizio di scuola che comincia oggi la scuola. 3-4 domande, la prima delle quali è se riesce una sintetica valutazione della composizione del cosiddetto Conte Bis o Conte 2. Monti Bis, come diceva un ascoltatore, il primo governo italiano che nasce a Bruxelles, addirittura, come diceva un ascoltatore, con un ministro dell'economia, professore di storia, che arriva direttamente da Bruxelles, con un ministro della salute senza nessuna esperienza di sanità, con un ministro dei trasporti senza nessuna esperienza di trasporti e con un ministro della scuola che ha detto che per aumentare gli stipendi dei professori bisogna tassare le merendine e le bibite gassate. Ecco, se partiamo dalla tassa sul chinotto, se c'è, ci sarebbe da sorridere se non ci fossero di mezzo gli italiani, perché leggo che vogliono tornare alla legge Fornero superando quota 100, leggo che non si farà più niente di flat tax e che si cancelleranno i decreti sicurezza. E contro questo che farà, che farete, senatore? No, faremo opposizione in Parlamento, in Italia, dove siamo maggioranza, con i nostri sindaci, con i nostri governatori. Cioè, va bene far nascere un governo evidentemente irrispettoso di quella che è la volontà popolare italiana, perché 5 Stelle, PD e LeU, ci aggiungiamo il governo più di sinistra in un momento in cui l'Italia tutto è fuorché di sinistra, e quindi faremo opposizione, come diceva qualche ascoltatore, a giudicare dai nomi scelti per il governo già loro pensano che duri poco, perché ci sono alcune persone che sono palesemente al posto sbagliato. Qualche ascoltatore le chiede perché non sarà oggi in piazza con Fratelli d'Italia e la Meloni. No, ma quando ci sarà la fiducia ci saremo, e poi saremo a Pontida domenica 15 settembre, saremo a Roma sabato 19 ottobre, ci saremo, la voglia che ci saremo. Piazze pacifiche. Beh, noi non siamo i centri sociali, noi portiamo le mamme e i papà in piazza, non i delinquenti di sinistra che tirano le molotov ai poliziotti, siamo un'altra roba. Senatore, la sua valutazione sulla sua erede, la prefetta Lamorgese, tra l'altro ex prefetta della sua città, Milano? Ma io giudico le persone dai fatti, quindi vedremo, se mi saranno richiesti consigli, visto la mia esperienza, li darò volentieri. È stata capo di gabinetto del ministro Alfano per tanti anni, ecco. Speriamo che nessuno abbia intenzione di smontare il lavoro fatto sul tema immigrazione, sicurezza, lotta agli scafisti, al business dell'immigrazione clandestina, perché non sarebbe un dispetto a Salvini, sarebbe un problema per l'Italia. E qualcuno stamane nota che, con un po' di malevolenza, che lei non sarà al passaggio di consegne. In che senso, scusi? Cioè che non sarà fisicamente a salutare l'ingresso della nuova ministra al Ministero dell'Interno. Beh, ma non ci sono ancora i ministri, scusate, il Parlamento non ha ancora dato la fiducia. Si vota settimana prossima la fiducia, chi vado a salutare? E quindi ci sarà quel giorno? Ma evidentemente. Altro tema che viene sollecitato dagli ascoltatori, in qualche modo le chiedono, ma insomma questo sarà oggetto, crediamo, senatore Salvini, anche dell'analisi degli storici negli anni a venire. Qualcuno le chiede esplicitamente, ma da chi è stato consigliato quel giorno di agosto in cui ha preso una decisione che poi l'ha portata all'opposizione? Qualche elettore della Lega, nostro ascoltatore, si dice deluso per quella sua scelta che poi ha portato sin qui? Ma guardi, io trovo solo persone che mi ringraziano. Poi i messaggi che arrivano a lei non li conosco. La Lega è ampiamente e saldamente primo partito e sono contento della scelta fatta, perché il governo era da mesi fermo e litigioso. Io ho deciso di mettere il nostro destino nelle mani del popolo italiano. Poi qualcuno ha preferito un gioco di palazzo, un inciuccio contro natura. Basta che chi è all'ascolto torni indietro di 20 giorni per guardare gli insulti, le denunce, le querele fra Renzi, Di Maio, la Boschi, Di Battista, PD, 5 Stelle, il partito di Bibbiano, il partito di Mafia Capitale, il partito di Banca Etruria, il partito della legge Fornero, mai col PD, mai col PD. Io dico mai col PD e lo faccio. La Lega non amministra neanche un condominio o un bar di paese con la sinistra, perché siamo diversi.
non offriremo all'Italia una visione chiara. E quindi, dopo mesi e mesi di litigi, di voti contro, la riforma della giustizia bloccata, la riforma fiscale bloccata, la riforma dell'autonomia bloccata, sulla TAV si vota in maniera contraria, per serietà abbiamo detto decidano gli italiani. Evidentemente le elezioni facevano paura, però possono scappare per qualche mese dal voto, non possono scappare all'infinito dal voto, e quindi siamo serenamente al lavoro in attesa di tornare a governare col voto. Senatore, degli italiani, se non quei con no, manovre di palazzo. Se quei no del Movimento 5 Stelle a voi diventassero sì con il Partito Democratico, cioè se il Movimento 5 Stelle diventasse un po' più partito di governo. E cosa fa? Approva l'autonomia, approva la riforma fiscale, approva la flat tax, approva magari per il paese, lo dico, magari per il paese, però a giudicare dalle prime parole di Di Maio sono aumentati no, nel senso che ad esempio ha detto che sul problema dei rifiuti, che è un'emergenza in tante città italiane, chi ci ascolta da Roma, chi ci ascolta da Napoli, chi ci ascolta da Sicilia, se uno continua a dire no ai termovalorizzatori, dice no alla salute, dice no al futuro, dice no al progresso. E cosa fai? Li mangi i rifiuti? Continuiamo a spendere milioni di euro per mandarli negli altri paesi del mondo? Mi sembra che i no invece di diminuire aumentino, però ripeto, sono al governo, li valuteremo sulle cose fatte. A giudicare dalle competenze di qualche ministro, o hanno sbagliato o non hanno capito cosa devono fare. Matteo Salvini è uscente ministro dell'Interno e vice premier, senatore della Lega, segretario della Lega. Grazie per essere stato con noi stamattina a Radio Anch'io. Vi abbraccio, buona fortuna. Buona giornata a lei. Sono le